Fanatico con Reloaded. Questo è il secondo video, il secondo episodio di questi nuovi video dedicati alla Luna, di cui il primo appunto abbiamo già parlato sulle origini, diciamo, come è fatta. E il break di oggi che ho pubblicato il video musicale, cioè la base karaoke, quindi la mia karaokata di questo successo di Loredana Bertè, La Luna Bussò. Tutto questo perché? Tutto questo perché nel mondo ci sono tante canzoni dedicate alla Luna, ne ricordiamo solo alcune, appunto quella che ho fatto oggi, cioè quella di Loredana Bertè, La Luna Bussò. Poi abbiamo Billie Holiday, Blue Moon, Frank Sinatra, Fly Me to the Moon. Poi abbiamo i Police, Walking on the Moon, il REM, Man on the Moon, Claudio Villa addirittura nel passato, Luna Rossa, e poi Gianni Togni negli anni 70 con Luna. Ma questo video non parlerà di musica, ma parlerà delle curiosità appunto inerenti alla Luna. Grazie e al prossimo video. Ciao a tutti. Nel video precedente abbiamo visto quant'è la distanza fra la Terra e la Luna. Ebbene, fra questa distanza entrano in fila tutti i pianeti del Sistema Solare. Inoltre, se potessimo viaggiare alla velocità della luce, la raggiungeremo in un secondo. Concretamente, ci vogliono più di 4 giorni. L'impronta di Neil Armstrong è ancora lì. Tutti ricordiamo il famoso piccolo passo che l'astronauta fece il 20 luglio del 1969 sulla superficie lunare. Beh, forse tutti non sanno che dopo tutti questi anni quell'orme è ancora lì e secondo la NASA rimarrà per milioni di anni, perché sulla Luna non ci sono né aria, né pioggia, né vento. Sulla Luna ci sono stati anche i cinesi, o meglio, anche i cinesi hanno un rover sulla Luna. U2, che si traduce in coniglio di Giada, è il primo eco-rover lunare robotico della missione cinese Chang, lanciato nel dicembre del 2013, che era destinato a mesi di attività, ma purtroppo incontrò difficoltà operative già alla fine del secondo giorno lunare. Sulla Luna la temperatura di una zona illuminata si aggira intorno ai 150 gradi, e quella dell'ombra intorno ai meno 150. Non c'è gradualità. Sulla Terra questo sbalzo non avviene per l'esistenza dell'atmosfera e degli oceani. I raggi del Sole infatti scaldano l'involucro gassoso dell'atmosfera, che ridistribuisce il calore ad una temperatura media di 15 gradi. La Luna è sistematicamente attiva e quindi sulla sua superficie ci sono dei veri e propri terremoti, o meglio, dei lunamoti. Furono rilevati per la prima volta da dei sismografi che gli astronauti delle varie spedizioni piazzarono tra il 1969 e il 1972. Questi sismografi rimasero attivi e funzionanti fino a che non vennero spenti nel 1977. La Luna non è mai cambiata. In pratica, i dinosauri vedevano la Luna esattamente come la vediamo noi ora. 65 milioni di anni fa, la Luna, infatti, aveva già gli stessi crateri principali che vediamo noi ora. Fu venerata dagli Egizi, dai Fenici, dai Persiani, dai Greci, dai popoli italici e dai popoli di tutto il mondo. Il suo culto è presente, anche se in modi diversi, in tutte le culture e antiche civiltà. Si possono infatti contare ben 1008 nomi diversi per indicare il nostro satellite. E tu queste curiosità le sapevi? Grazie per la visione e al prossimo video. Ciao a tutti!